Ma quando vendo casa, vendo la superficie commerciale o quella utile? Quando vendi o compri casa, ti sei mai chiesto qual è la superficie che devi prendere in considerazione per avere un parametro univoco di misurazione con le altre abitazioni? Lo scopriamo oggi in questo nuovo video. Ciao, sono Alessio Salvi e sono il titolare dell'agenzia Salvi Immobiliare, specialisti nel vendere a casa, di Borgo Satollo in provincia di Brescia e ti do il benvenuto in questo nuovo video. Devi sapere che il parametro che devi tenere in considerazione è la superficie commerciale. Oggi voglio entrare più nello specifico per eliminare ogni tuo eventuale dubbio in merito al calcolo della superficie della casa. In ambito commerciale, in accordo con le associazioni di categoria degli agenti immobiliari, il collegio costruttori e i vari professionisti del settore, per il calcolo delle superfici immobiliari riguardanti la vendita è stato stabilito un unico metodo di calcolo valido per qualsiasi unità immobiliare. Prima di tutto devi sapere che quando vendi casa, per tutti come superficie viene considerata la SLP, ovvero la superficie lorda di pavimento, che non è altro che la superficie dell'abitazione comprensiva dei muri interni, dei muri esterni e del 50% dei muri di confine con altre proprietà. Questa è la prima cosa che devi avere bene in mente. In aggiunta devi considerare che, sempre per calcolare la superficie commerciale, si fa anche una suddivisione dei locali che costituiscono la tua casa. Si dispongono in due categorie, locali principali e locali accessori, a cui vengono rispettivamente attribuiti valori diversi. Ma mi spiego meglio. I locali principali si intendono quegli ambienti propri dell'abitazione, ovvero la cucina, il soggiorno, le camere, che verranno considerati al 100% della SLP. In questi rientrano inoltre anche le mansarde che in funzione della loro altezza media hanno un valore che varia dal 100% al 50% della SLP. Lo stesso vale per i soppalchi. Mentre i locali accessori sono tutti quegli ambienti che sono strutturalmente necessari per l'utilizzazione di quelli principali, posti sul loro stesso piano e con essi comunicanti. Sono generalmente locali accessori gli ingressi, i corridoi o i disimpegni, i ripostigli, i guardaroba, i bagni e le scale interne. Questi vengono comunque considerati al 100% dell'SLP. A questi si aggiungono tutte le varie pertinenze che un'abitazione può avere, come i balconi, le terrazze, i giardini esclusivi, le autorimesse, le cantine, i portici, le verande, i posti auto coperti o scoperti. Inoltre fanno parte di questa categoria le superfici non residenziali, ovvero i piani interrati, seminterrati o i solai o le soffitte. Ora di seguito ti faccio un breve elenco di come vengono considerate commercialmente le pertinenze della tua casa. Gli ingressi, i corridoi o i disimpegni, i ripostigli, i guardaroba, i bagni e le scale interne sono considerati al 100% dell'SLP. I portici o le verande che fanno volume al 60% dell'SLP, mentre quelli che non fanno volume al 35% dell'SLP. Le superfici non residenziali dal 25 al 50% dell'SLP a seconda del grado di finitura. Qui vorrei specificare una cosa molto importante. Se nel piano interrato, che ha catastato come cantina, hai ricavato una bella taverna con delle finiture al top, queste non ti faranno aumentare il valore, ma verrà comunque considerata il 50% dell'SLP. Terrazze e balconi al 35% dell'SLP, con delle piccole riduzioni in base alle dimensioni della terrazza. Il verde esclusivo viene considerato il 10% dell'SLP, e anche qua, se la superficie è superiore al 100% dell'SLP dell'abitazione, il verde va considerato al 5%. Il garage di pertinenza viene considerato il 50% dell'SLP, mentre se in centro storico viene considerato al 100%. I posti autocoperti al 35% della SLP, mentre quelli scoperti al 25%. Avendo ben presente questa distinzione dei locali, avviene il calcolo della superficie commerciale applicando alle SLP dei locali questi coefficienti di riduzione. Come sempre, spero di esserti stato utile. Ricordati di iscriverti al mio canale YouTube se ancora non l'hai fatto.
Seguimi anche sulla nostra pagina Facebook oppure visita il mio sito salvi-immobiliare.it e contattami per fissare senza impegno la tua consulenza immobiliare personalizzata per vendere casa in Brescia e provincia. A presto!